Oggi faccio una delle cose che dovrebbe fare qualsiasi pescatore di spinning che si definisce tale, l'esplorazione di nuovi spot. Oggi mi trovo a Napoli e vi porto con me in questa scoperta, andiamo in esplorazione. Ho individuato uno spot tramite Google Maps e ora, dopo un bel po' di strada, sono riuscito a parcheggiare e mi faccio una passeggiatina qui sul molo che ci porta in questo spot e cerco di iniziare a scoprire quali sono i segreti di questo spot, perché ogni posto ha le sue cose da capire, da scoprire, e quindi se vogliamo avere successo nelle nostre battute occorre fare esplorazione, ricerca, tentativi, esperimenti. Vediamo come va questa battuta di pesca, venite con me in questo video. Ho iniziato con qualche esca VTD, ho messo un Procu della C-Spin, un Blue Scout della Yamashita, ora provo con qualche jerk, ho innescato Tide Minnow. Quindi sono partito un po' dalla superficie e ora sondo un po' la fascia di mezz'acqua. Quando si fa esplorazione si cerca di portare il minimo indispensabile, infatti ho portato giusto qualche esca artificiale, uno o due modelli per ogni tipologia, e poi ecco, non si ha un predatore ben definito. Diciamo che in questi casi l'importante è anche riuscire a capire in che tipologia di habitat ci troviamo, che predatore può circolare. Diciamo che le scelte non sono tantissime, può girare un zerro, un barracuda, una spigola. Questi qua sono i predatori principali in queste zone. Per cui ecco, importante capire il fondale, anche la profondità del fondale. Però ecco, c'è sempre la possibilità di perdere l'esca artificiale, quindi io consiglio un piccolo piombo a perdere, una piccola pietra, in modo che capiamo nella distanza di lancio, a portata di lancio, quanti metri ci stanno. L'eventuale presenza di rocce, ostacoli sommersi, cime. Quindi nell'esplorazione sia del posto, di come arrivare sullo spot, fa parte anche l'esplorazione del fondale, dello specchio d'acqua in cui lanceremo le nostre esche artificiali. Il porto di Mergellina si trova ai piedi della collina di Posillipo, nel quartiere di Chiaia. Il nome deriva, secondo antiche origini, dal greco latino margella, che significa corallo, e sta ad indicare la probabile presenza, in tempi antichi, di una zona pescosa di corallo. Si arriva alla punta del Faro Verde tramite un molo artificiale. Qui il fondale è composto da sabbia e fango, dove si arriva massimo a 4-5 metri di profondità. Le zone migliori sono il centro del porto e la banchina di Ponente, dove in inverno, in assenza di imbarcazioni, abbiamo la possibilità di pescare più agevolmente. A Spinning si tratta di uno spot dove possiamo incontrare pesci serra, barracuda o aluzzi, ma non di grandi dimensioni. Ci sono anche spigole, ma molto diffidenti, occorrono per questo approcci ultralight e tanta costanza. Nei mesi autunnali e invernali possiamo tentare anche ad edging, dove seppie e calamari, soprattutto di notte, si avvicinano a portata di lancio. Nuovo cambio di esche. Ritorno di nuovo in top water.
credo di stimolare qualche pesciotto ad attaccare più in superficie, eventualmente ci sia. Quando pesco top water faccio una sessione di lanci corta, tipo 3-4 lanci, 5 lanci. Poi cambio tipologia di esche. Non mi piace insistere per troppo tempo in superficie, penso sia controproduttivo. Infastidisce un po' lo spot e se eventualmente ci sono pesci in circolazione li spaventi o attaccano subito. O credo sia difficile. Che poi possono attaccare dopo tot n lanci. Qualche considerazione su questo spot, molto comodo da raggiungere se trovate parcheggio qui nella zona e si arriva, ecco, a questa postazione tramite una passeggiata di 200 metri su una banchina. Si arriva proprio qui di fronte al Molo Luise e siamo proprio al centro di Napoli, a Mergellina per intenderci, e questo posto viene conosciuto solitamente come il Faro Verde. E diciamo che per quanto riguarda lo spinning penso che abbia delle possibilità, però ovviamente è un posto da frequentare. Il prossimo video lo facciamo sul Molo Luise, vi porto a vedere anche quell'altro spot e nel frattempo, ecco, faccio ancora qualche lancio aspettando il tramonto. Ancora un cambio di artificiale Mommotti 190. Questa è una colorazione molto particolare che funziona bene nei cambi di luce. Diciamo che per quanto riguarda queste esche artificiali, questa canna soffre un po' perché sono esche abbastanza pesanti. Tuttavia, invece di forzare il lancio, lo accompagniamo e riusciamo tuttavia a lanciarle. Sul recupero, una canna che proprio sta al limite con questa grandezza di esche artificiali. Facciamo un po' di attenzione in più, non la forziamo troppo e riusciamo comunque a pescarci. Qualche considerazione sul Mommotti 190. Durante le fasi di recupero di questa esca artificiale cerco di variare l'azione di pesca, ovvero intervallo alcune sessioni di lancio dove faccio dei recuperi più lenti, costanti, lineari, a media velocità, con delle azioni di recupero, delle sessioni di lancio dove alterno delle gercate più secche, più violente. E durante queste fasi di recupero mi accorgo, ecco, che l'esca produce delle sbandate come se fosse quasi un VTD sommerso e anche questo può essere un variare, ecco, la nostra azione di pesca, la nostra azione di recupero può essere un plus nei confronti dei predatori per non presentare sempre la stessa imitazione, sempre allo stesso modo, sempre con la stessa tipologia di vibrazioni anche. Quindi è molto importante variare l'azione di pesca e presentare al nostro predatore qualcosa di nuovo, qualcosa di stimolante. C'è ancora un cambio di esca. Saxton, Decathlon, Caperlan. Questa esca Saxton della Caperlan comunque si lancia molto bene, esca compatta anche con questo vento contrario che ho oggi, si riescono a fare tanti metri. È un'esca che comunque mette tante vibrazioni e tanti flash e richiama fedelmente il pesce foraggio presente qui in zona.
un'esca in cui credo molto, mi piace molto. Vediamo che non mi porti qualche soddisfazione. Anche il recupero lento lineare va più che bene. Meglio ancora se ogni tanto facciamo qualche cercata oppure qualche aumento di velocità, qualche stop, ripartenze, variare sempre la nostra azione di pesca, soprattutto le fasi di recupero, può essere la chiave vincente in tante situazioni di pesca. Questa esplorazione senza catture purtroppo, ma l'importante è che sono riuscito a vedere finalmente anche un posto nuovo, dedicato del tempo alla ricerca. Ho conosciuto anche un paio di amici che frequentano questo spot, che è sempre una buona cosa, e il panorama è totalmente cambiato, molto molto bello. Ora di ritorno mi fermo al classico chalet qui a Mergellina per assaggiare le specialità del posto, i famosi tarallucci. Ringrazio tutti voi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!